Cateno De Luca ha presentato a Fiumedinisi il suo libro dal titolo Non tutto è successo, con il quale ripercorre il proprio percorso politico iniziato nel piccolo comune messinese situato nel Valle del Nisi, dove ha ricoperto il ruolo di sindaco. Il libro offre un'intima prospettiva sugli aneddoti personali, professionali e politici che hanno segnato la vita del leader di Sud Chiama Nord e attuale sindaco di Taormina. De Luca, che ha mantenuto forte il legame con il suo paese di origine, oltre ad aver ricoperto il ruolo di parlamentare siciliano, è stato anche sindaco di Messina e Santa Teresa di Riva. Tanti, ha evidenziato De Luca, sono ancora i progetti in cantiere. Io sognavo in questo torrente e sognavo in queste vie. Sognavo proprio quello che poi ho cercato di fare, e cioè, e lo vedrete anche, portare a Fiumedinisi, ed ecco il collegamento con la Brianza, quello che per molti emigrati è stato un punto di approdo in altri territori, la fabbrica, la bottega dove magari ha trovato occupazione. Mio padre è stato nel 58, fine degli anni 50, proprio a Monza, partendo da Fiumedinisi, in una baracca di 20 metri quadrati senza servizi igienici, senza cucina, stava con altri tre colleghi, perché allora ai terroni non si affittavano case. Quindi nel proprio quartiere San Rocco, che esiste, io sono stato proprio lì in questa campagna elettorale e ho visto tanti siciliani che sono arrivati nello stesso periodo di mio padre e poi sono rimasti lì, e mi hanno fatto vedere dove c'era questo accampamento dei siciliani che approdavano in Brianza. E mio padre, dopo 2-3 anni, è riuscito a ritornare qui e comprare la casa e ristrutturarla dove io sono nato, proprio a Fiumedinisi, e dove in questo momento c'è, pensate un po', la sede di Sud Chiama Nord. E rispetto a questo territorio ho interpretato, lo potete poi anche guardare, il sogno dell'emigrante, quello di tornare nel territorio da dove è partito, dove è stato costretto a partire, e realizzare quella fabbrica o quella bottega, quell'attività economica che lo ha accolto quando è andato a cercare pane. Io questo l'ho fatto con la Fenapi, e qui proprio a Fiumedinisi c'è una delle direzioni generali che è stata realizzata già dal 2003 e che ha dato lavoro a 50, non più ragazzi perché ora sono meno ragazzi, ma c'è un call center nazionale della Fenapi proprio a Fiumedinisi, dove lavorano comunque 50 giovani del nostro territorio. Quindi sono partito da qui con la valigia di cartone, sono tornato qui nel luogo del delitto, e andiamo al terzo significato. Quindi non tutto è successo, attenzione, significa che ancora ho tante cose che voglio fare e voglio realizzare. Uno lo vedete lì, vedete, quella è la fonte dei miei guai. Quando il pubblico ministero che mi ha arrestato, quell'immobile, quando ho dovuto spiegare, lì c'è l'investimento, tutti i miei risparmi sono lì, che ancora devo fare mutui e quant'altro per completarlo. Quello è un progetto che ha vari significati. Lì verranno un'ottantina di posti letto, centro benessere, sala di incisione, perché la destinazione è la casa del musicista, cioè dare il luogo a giovani che vogliono incidere, hanno i soldi per poter incidere i loro brani, e quindi aiutare le eccellenze musicali. E ovviamente una struttura dove tu puoi fare tutto, c'è il ristorante e quant'altro. L'altro parte è destinata a scuola di formazione politica, perché per me è importante trasmettere agli altri il mestiere, usiamo questo termine. A proposito di mestiere, questo è bar Gugliotta, lo vedete qua. Allora, prima era qua a 50 metri in questa piazza, io facevo il barista, il mio stesso datore di lavoro ancora è qui, ora ce l'ha il figlio. Nell'87-88 ho fatto il barista in due stati, proprio qui presso il Bar Gugliotta, allora era Bar Gugliotta e Cascio. Quello era uno dei miei sogni, ora lo sto riprendendo. Io per quello e per le difese sfondate di Fiumedinisi, ecco perché parlo del luogo del delitto, il 27 giugno del 2011, ore 21:45, ho subito il mio primo arresto.